Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi è mercoledì 11 maggio e allora oggi volevo portarvi con me in questa bellissima giornata. Dico bellissima perché ho la finestra aperta ed è davvero una giornata stupenda. C'è un sole assurdo, però purtroppo noi mi sa che non ne godremo, ma vabbè. Comunque oggi ho una serie di cose da fare, quindi volevo portarvi con me nella giornata e fare come qualche tempo fa. E quindi sostanzialmente ho intenzione di portarvi con me e andare insieme a completare la mia to-do list. Prima di tutto vi spiego quella che è la mia to-do list in modo che abbiate subito chiari quelli che sono i miei obiettivi per oggi. Allora, adesso pranzo, vabbè. Dopodiché, come prima cosa, devo editare il video per oggi che ho registrato qualche giorno fa, ma ancora non ho avuto un attimo per editarlo e penso che mi porterà via almeno un'oretta. Seconda cosa, devo iniziare a studiare. Oggi in particolar modo devo studiare spagnolo perché domani ho una verifica. Non è tantissima la roba, però cerchiamo di studiare comunque meglio che possiamo. Se riesco, volentieri vado un po' fuori a prendere un po' di sole, visto che con economia, che sapete che sto studiando ogni giorno almeno 2-3 ore di economia per la simulazione d'esame, sono abbastanza messa bene, quindi posso permettermi di oggi non fare nulla perché ho anticipato degli argomenti e quindi sostanzialmente oggi da programma dovrei fare una cosa che ho già fatto. Quindi magari se finisco di editare, di studiare spagnolo a un orario decente, un'oretta, mezz'oretta, perché io poi al sole non è che resisto tanto, al sole me la faccio. Comunque adesso vi spiego quello che sto cucinando. Oggi mi sentivo un po' chef, ho voluto provare a fare una cosa, ovvero una specie di cuoca a casa. Il punto è che è stata un po' improvvisata, quindi non lo so, incrociamo le dita, vi faccio vedere comunque. Allora, questo è il riso venere che sto cuocendo, ovviamente purtroppo la mangerò calda perché non ho il tempo di far raffreddare la roba. Poi qua ho scaldato degli edamame che sono surgelati, li ho scaldati dall'inizio così che si raffreddassero, però ovviamente ci sarà il riso che è caldo, ma va bene lo stesso, ho fame, quindi non aspetterò sicuramente che si raffreddi il riso. Gli edamame in realtà non so se li ho fatti bene, ho seguito le istruzioni, ma di sapore sono completamente diverse rispetto a quelli della pocheria, probabilmente ci metterò un po' di soia per insaporirli. Dopodiché qui abbiamo pomodorini, questi io li metto sempre nella mia uguale le edamame, la Philadelphia, anche questa la metto sempre, come salsa ho la soia e purtroppo come proteina potevo utilizzare oltre in scatola questo salmone a fettine affumicato. Ovviamente non è lo stesso salmone che si usa nella POC, però ce lo facciamo andare bene. E diciamo che è una POC da prendere con tante pinze perché ovviamente il riso sarà caldo, il salmone non è quello giusto, però noi ci proviamo e poi ovviamente sicuramente poi non sarà buona quanto in pocheria, però vabbè, avevo voglia di fare il riso, quindi ho detto sai che c'è, lo provo a fare così. Amici, sì, ho rovinato il tutto con un tocco di mayo finale perché mi sono ricordata che di solito ci metto anche la spicy mayo, anche se questa non sarà spicy, ma lo voglio provare, cioè voglio assolutamente vedere un attimo com'è, sono curiosa. Vabbè, per ora mangio solo riso, vediamo col salmone, questo qui che non è quello che usano loro. Vabbè dai, è affumicato quindi ha un sapore un po' forte e molto diverso, però vabbè. Sono un po' impaurita da questi edamame. Fanno un po' schifo effettivamente, mannaggia. Però nel complesso approvata. Diversa, ovviamente, ma provata. Ok amici, aggiornamento, sono le 17, giuro non mi sono buttata sul divano a riposarmi, ma se vi ricordate il secondo impegno era, no anzi il primo impegno, perché il pranzo non l'abbiamo contato, era di editare il video per oggi. Ed eccoci qui, ho appena finito di editare il video, adesso sta facendo il rendering e poi dovrò esportarlo per poi caricarlo. C'è la ventola che sta impazzendo perché, come avete visto che è un video che è stato pubblicato prima di questo qua, era un video abbastanza pesante dal punto di vista proprio dei file su cui ho lavorato, perché c'era sia la registrazione schermo sia le mie clip, quindi adesso lo lascio un po' riposare. Nel frattempo, già che ci sono, faccio anch'io merenda. Alla fine penso che dovrò proprio abbandonare l'idea di andare fuori un po' in giardino. Magari adesso mi mangio la merenda in giardino, però non posso fare molto altro perché sono già le 5 e io non ho ancora iniziato a studiare perché appunto stavo editando. Non pensavo che ci avrei messo così tanto,
però immaginavo che sarebbe stato un editing sicuramente più lungo del solito. È iniziato quel fantastico periodo dell'anno in cui nel mio freezer, in particolare nell'ultimo cassetto, sì, ci sono le faccine, le patatine, gli spinaci, ok, ma ci sono anche i gelati. E mia mamma per la precisione ha comprato questi qua che sono nuovi, sarebbero del gelato, è un gelato nuovo della Loacker che vabbè a me ricorda molto quello del Ringo, però va bene, non l'ho ancora provato. Poi ci sono i cuccioloni, che però sono mini, oddio, espressamente richiesti da me. E poi c'è questo qua che è un nuovo Magnum con il lampone e il cioccolato bianco, che ho provato l'altro giorno ma forse è un po' troppo dolce per me. Tra l'altro dentro c'è anche c'è cioccolato, cioè c'è la panna e poi c'è anche del cioccolato. Quindi sono indecisa tra questi due, però ho un po' fame quindi penso che proverò questo qui della Loacker. Facciamo prova assaggio insieme. Oggi c'è una luce assurda proprio perché è una bellissima giornata. Guarda quello della Ringo, oh mio Dio. Ok amici, ci siamo, sto iniziando a studiare spagnolo, devo consultare sia il libro, e sono in realtà un po' di pagine, ero convinta fossero due, in realtà sono 20, però vabbè, e poi devo consultare delle schede che ho qua dentro. Questa è la quantità di schede che ci danno e io infatti sono piena di schede, vabbè non sono tutti schemi, ci sono anche dei miei fogli. Però considerando che tipo quelle di inglese non le stampa di solito, beh, sono tante. E nel frattempo il video sta ancora esportandosi e poi ho anche degli schemi qua, quindi facciamo tutto adesso. Vi aggiorno di tanto in tanto per dirvi quanto ho fatto. Ora intanto inizio, che sarà meglio. Sono quasi le 6. Amici, che palle, sto ancora facendo spagnolo e tra l'altro non ho avuto il tempo di prendere il sole, alla fine non ho fatto economia e non ho preso neanche il sole, quindi cornuta e mazziata sono stata. Comunque prima ho studiato un po' col mio ragazzo in chiamata e abbiamo fatto queste schede qua, adesso stavo un attimo consultando il libro. Il punto è che non ho più molta voglia, però vabbè, continuiamo ancora un po', anche perché sono le 8 e ho già cenato tra l'altro, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Tra l'altro, wow, sono le 8:10 e c'è ancora tantissima luce fuori, cioè le giornate si stanno davvero allungando tantissimo e in tutto ciò oggi secondo me c'erano sui 29-30 gradi. Avevo guardato settimana scorsa e per oggi prevedevano 31 gradi, secondo me eravamo intorno ai 29-30, cioè alla fine oggi non ho più guardato, però giudicando anche da quello che si prevede per le prossime giornate, secondo me 29-30 gradi tutti c'erano e anche le prossime giornate saranno fantastiche, però vabbè, io devo studiare. Il weekend in realtà non ci sarò, ve l'avevo già detto, cioè ve l'ho detto nell'ultimo video, però insomma sarò al mare, quindi va bene uguale. E nulla, adesso magari non mi dovrei sconcentrare troppo perché dovrei tornare a studiare. E tra l'altro oggi è mercoledì, ma per la mia testa è tutta la settimana che in realtà è venerdì. Perché non lo so, sarà che tutti i giorni sto studiando abbastanza, quindi tutti i giorni vado a letto stanca, un po' come vado a letto venerdì stanca dopo aver vissuto tutta la settimana e tutto il carico, il peso della settimana. Quindi non lo so, ho questa sensazione che sia venerdì perenne da tipo lunedì stesso, ma va bene. Comunque adesso riprendiamo un po' a studiare spagnolo. Ma dite che è legale andare a dormire anche se fuori c'è ancora la luce? Cioè ormai sono le 9 ma c'è ancora luce, wow! Allora intanto direi che mi faccio la mia skin care, così poi ripasso e studio le ultime cosine. E poi basta. Andiamo di detergente. Io amo questo detergente. Tra l'altro me l'avevano mandato per una collaborazione e non l'ho finito, ma sono a una metà abbondante. Ciao amici, oggi è giovedì. Giovedì che è il 12 maggio e sto pranzando con un piatto di pasta che è più grande di me, ma è l'impressione perché il piatto è fondo e quindi è gigante. Questo blocco di tonno però è gigante per davvero. Comunque pasta, pomodori, mozzarella e tonno. Oggi avevo voglia di pasta ma ho fatto una versione un po' più fresca.
Amici, sono le 5:20, non ho cazzeggiato fino ad adesso, ma sono andata a bere un caffè subito dopo pranzo con la Fra e la Bea, così ci siamo viste oggi. Oggi, non lo so, il pomeriggio, subito dopo scuola, abbiamo giusto avuto il tempo di pranzare e poi siamo uscite. Oggi ci andava così, e così adesso tutte studiamo e ci mettiamo appunto a studiare. Sono a casa in realtà da una ventina di minuti, mi sono mangiata un gelato, ma adesso iniziamo a studiare. Questo plico di foglie aumenta sempre di più perché ho tantissime fotocopie. Però oggi dobbiamo fare economia, quindi le fotocopie non serviranno. No, questo ce n'è uno di troppo. Ecco il mio plico di economia. E tra l'altro, piccola parentesi, ho visto che state apprezzando davvero tanto il video che ho fatto mentre organizzavo i miei prossimi pomeriggi, comunque le mie prossime giornate, un po' il mese di maggio in realtà in generale dal punto di vista dello studio, e nulla, quindi intanto grazie mille per anche i commenti positivi che avete lasciato. E poi, come ha suggerito anche qualcuno di voi, farò dei video study with me durante qualcuno di questi pomeriggi per farvi vedere appunto come mi organizzo poi nel concreto. E avevo già in mente di farli, però mi fa ancora più piacere farli, visto che ho visto che ci sono proprio delle richieste dirette da parte vostra. Adesso però mi metto a studiare, perché economia non si studia da sola. Amici, ho appena finito e aggiungerei finalmente questi maledetti schemi di economia, e ve lo giuro, mi è capitata una parte che a me non ha fatto impazzire, quindi erano davvero pesanti, cioè ci ho messo una vita a farli, ma finalmente abbiamo finito, quindi possiamo chiudere uno e due, perché sì, invece di usare il libro stavo guardando dall'iPad il libro, ma comunque poco importa, l'importante è che abbiamo finito. Tutto ciò, comunque, sono le 22:23 minuti, e in tutto ciò io oggi pomeriggio sono un po' sparita perché ho aiutato mia sorella a fare una cosa per l'università, doveva tipo editare un video presentazione di un lavoro e nulla, quindi l'ho aiutata, e tra una cosa e l'altra mi sono persa via e si sono fatte tipo le 7:30, e a quell'ora mi è venuto a prendere il mio ragazzo perché ha preso la patente qualche giorno fa, e quindi siamo andati a fare un aperitivo e nulla, io ero un po' presa con mia sorella, quindi mi sono completamente dimenticata di aggiornarvi e mi sono anche scordata sinceramente di portarvi con noi. In realtà non vi siete persi molto, se non io che bevo un Ugo e lui ovviamente una coca, e però vabbè, niente di che, sicuramente avremo altri momenti in cui portarvi, insomma. Ok amici, ho finito di fare le ultime cose, quindi ho risfatto il letto e mi sono lavata, e adesso mi metto a leggere qualche pagina del libro che sto leggendo non lenta di più, cioè sono neanche alle prime 30 pagine o del genere, ma perché mi addormento, cioè nel senso, io leggo 2 pagine e mi viene l'abbiocco, e purtroppo è un periodo così in cui sono particolarmente stanca, quindi non riesco a stare molto a leggere. Anche in bus leggo un po' e poi mi addormento, quindi ci metterò un po' a leggerlo, ma va bene lo stesso, perché purtroppo non riesco a dedicare del tempo il pomeriggio alla lettura. Però vabbè, ce la faremo. In ogni caso, vi ringrazio per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto, scusate, non vi ho portato con me nelle ultime ore, avete perfettamente ragione, ma spero ugualmente il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate tanti pollici in su, noi ci vediamo al più presto con tanti nuovi video, vi mando un grosso bacio, e niente, alla prossima, ciao amici!